Salve a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti sul mio canale, bentornati qui su SnowRunner. Allora, continuiamo la nostra serie di missioni qui in Alaska. Mi sono già portato un po' avanti, mi sono recato al magazzino in quanto facciamo la missione carichi eccezionali. Ho rimesso ovviamente il cassone al nostro camion e ho preso anche il rimorchio, non sapendo però la grandezza dei condotti, per ora alle brutte ci carichiamo soltanto i 4 blocchi di cemento, però almeno andando comunque qui al magazzino sappiamo quanto effettivamente sono lunghi e poi possiamo agire di conseguenza con i vari rimorchi. Quindi andiamoci a vedere subito per quanto riguarda allora, no, i tubi merli, no, i blocchi di cemento. Intanto apriamo nei 4 così stiamo a posto. Quindi vediamo un po', i condotti grandi servono 4 slot. E porca troia, ne dovremmo portare 3. Anche con il rimorchio, cioè dovremmo fare 3 viaggi, porca trota. Perché pure con il rimorchio grande, se non ricordo male, quello ha 5 slot. E dovendone portare 3, dovremmo fare 6 viaggi. È una bella rottura, vabbè. Una bella rottura. Intanto occupiamoci di questi e iniziamo a portarli di là. È veramente una gran bella rottura di scatole. Allora, occhio a fare retromarcia qua, che sennò rischiamo di... No, 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 non cadere, non cadere. Ok, mamma mia. Iniziamo a fare il danno quello vero. È una bella rottura. Che pizza, cioè, alla fine... cioè... Fare avanti e indietro, possibile che non c'è un altro cacchio di magazzino più vicino, no? Sul fiume di montagna non c'è sta un magazzino, magari facevo prima i viaggi invece di dove andare da una parte all'altra delle mappe. Allora, un attimino, perché io devo prendere il passaggio qua a fiume di montagna e niente, devo fare tutto il giro, arrivare qua e poi da qua proseguire lungo la strada. Niente, tocca fare il giretto lungo, ragazzi. Ok, mo vediamo un attimo, come vi avevo già detto lo scorso appuntamento, o le facciamo comunque tutte e tutte, oppure possiamo anche magari switchare alla mappa successiva, perché insomma alla fine la maggior parte le abbiamo fatte, perché queste sono comunque un po' pure lunghette e non mi dispiacerebbe cambiare location giusto per vedere come sono, insomma, e anche abbandonare sta neve che un po' ha rotto le scatole, insomma, è da un po' che la vediamo, e anche per provare qualcosa di differente, insomma. Quindi vediamo, questo ormai l'abbiamo iniziato e lo terminiamo. Magari i viaggi per quanto riguarda il condotto grande, magari li taglio, insomma, senza che vi faccio vedere tanto. Alla fine, una volta che ne hai visto uno, l'hai visti tutti, sono sempre quelli. E quindi ci terminiamo perlomeno questa missione qua e poi vediamo. Come vi avevo già anticipato, ci sono anche delle prove, delle sfide che hanno inserito. Quelle potrebbero essere interessanti da fare. Ok, qua a sinistra. È giusto appunto per fare qualcosa di differente ogni tanto. E poi ci sono le altre due mappette, pure quelle sembrano essere interessanti, per fortuna sono piccoline, hanno soltanto due minimappe all'interno e pure quelle, insomma, potremmo andare ad esplorare perché per il momento siamo ancora nelle mappe, diciamo quelle del gioco base, quindi composte da quattro sottomappe, diciamo. E quindi ci terminiamo queste e poi vediamo le altre. Purtroppo mi rendo conto che in un gioco del genere c'è poco, diciamo, da inventarsi per quanto riguarda le missioni, però secondo me dovrebbero inventarsi qualcosa per avere un po' più di diversificazione. Perché va bene le varie location, alla fine delle cose è solo la location che va a modificarsi. Però, come ho detto prima, mi rendo conto che potrebbe essere diverso cercare di immaginarsi qualcosa di differente come tipologia appunto di missione, insomma. Quindi ci sta un po' come tutti i giochi, anche lo stesso Ride. Mi lamento, insomma, che alla fine le gare sono sempre quelle, sempre
Stiamo comunque parlando di corse delle moto, quindi non è che si possono trasformare in astronauti, in astronavi. E quindi ci sta, insomma, che alla fine dei conti un po' di monotonia subentri. Per quanto riguarda i miei cicari, qui potrebbe essere, non lo so, inventarsi qualcosa, un po' come rubare, tra virgolette, un po' come succede con Eurotruck. Per chi magari non ha giocato, lo Truck Simulator è un simulatore di camion diverso da Snow Runner. Lì si è su asfalto, quindi autostrade, insomma, e quindi si portano dei carichi, quindi dei rimorchi e tutto quanto, ovviamente da una parte all'altra dell'Europa, nelle varie nazioni, insomma, che non sono riprodotte, diciamo, uno a uno, però comunque non è male da vedersi. E allora un attimo, ma io qua come cazzo ci arrivo? C'è sto pezzo nero che non ho capito. È da qua? Da qua? Possibile? Devo fare sta strada qui? O da qua sopra? Da qua sopra vedo già. Magari no. Boh. Boh. Vabbè, andiamo qua e poi vediamo un attimino. Quindi, sinistra. Quindi dicevo, secondo me potrebbero attingere lì un trasporto, per esempio, di alcuni mezzi che, per esempio, qua non ci sono, almeno per ora, però non so se li hanno aggiunti. Cosa che, per esempio, c'è su Eurotruck. Dei mezzi, dei gru, delle ruspe, insomma, tutta sta tipologia qui. Che ok, che qua, per esempio, vai a portare quei carichi pesanti come abbiamo fatto quello nello scorso appuntamento. Però magari potrebbe essere figo, visto che comunque ci sono i rimorchi che hanno anche i pianali che si abbassano per far salire, diciamo, gli automezzi, caricare, che ne so, una gru. Quindi sali sulla gru, la porti, cioè abbassi il rimorchio, la fai salire, chiudi, insomma, tutte quelle manovre che potrebbero un po' di più approfondire il gameplay. E secondo me non sarebbe poi male avercele. Vedremo, insomma, ripeto, un po' più di diversificazione non mi sarebbe dispiaciuta. Sì, è questa la strada. Mazza, proprio comoda, eh. Piano però, piano, che se ci si ribalta il rimorchio è finita, eh. Piano, piano. E quindi vediamo un attimo se, che so, in futuro, in un prossimo SnowRunner o anche un DLC, tecnicamente potrebbe anche bastare, facciano questa grazia, diciamo. Ok, allora vediamo un po' di evitare di far capottare tutto qua, perché non è molto molto ripida, però insomma potrebbe crearci un po' di problema. Che dici, la metti la prima, frate, che non gliela famo in seconda? Ok, dai, oh, ma davvero stai a fare? Non gliela facciamo? Per fortuna c'avevo i blocchi di cemento. Se c'avevo i condotti grandi, che cazzo facevamo qua? Sta faticando a bestia proprio. E abbiamo portato cariche decisamente più pesanti in mezzo al fango e non ha battuto ciglio. Vabbè. Nuovo obiettivo scoperto fino alla cima e ritorno. Aspetta, queste sono le missioni secondarie. Nuovo rimorchio scoperto è quello là della benzina. A noi però interessa questo qua. Gestione carico, blocchi di cemento. Eole. Ok, allora, questo l'abbiamo fatto. Dobbiamo andarci a prendere questi condotti grandi. Ma possibile che non c'è un cazzo di magazzino qua? A Porto Nord, negozio di marchi, garage, fabbrica. Sì, il magazzino tecnicamente è lì, però non me lo segna disponibile per il carico. Io non vorrei che dobbiamo per forza tornare a Pedro Bay per caricarli, perché qui perlomeno mi dava. Dov'è?
No, non è Pedro Bay, è la valle. Ok, la valle qua mi dà proprio il segnalino di carica, quindi se vede che quell'altro magazzino, i condotti grandi, non gli sono ancora arrivati. E quindi dobbiamo per forza ritornare qua al fiume di montagna. Vabbè, poco male. Quasi quasi faccio tanto qua. Sto vedendo se è il caso magari di fare un recupero a mezzo invece che rifarmi la strada da capo, anche perché il rimorchio qui tecnicamente non ci serve, quindi cioè perlomeno per portare questi condotti grandi, e quindi possiamo benissimo anche staccarlo da qui, recuperiamo il nostro camion e andiamo ad acquistare ulteriormente. Io, come vi ripeto, sto sempre a spendere soldi più che altro per i rimorchi che per i camion. Però va bene così, e gli altri non so dove cazzo ce l'ho buttati. Vatti a ricordare. Assolutamente. Allora, me ne serve qualcuno che come minimo abbia 4 slot. Ok, tipo questo. Vedete questo, per esempio, che c'ha anche le rampe, potrebbe essere comodo appunto per farci salire dei mezzi, che tecnicamente è il suo utilizzo. Semi rimorchio con collo d'oca. Qua però mi serve il giunto. C'è una. Questo 8 addirittura. Bada. Bada, attenzione. Qua ne potrei portare due a botta dei condotti grandi. Ma guarda quanto è enorme sto coso. Ci piace, ci piace. Prenderò questo. Mi serve il giunto alto, però. Arirecupera. Personalizza. Giunto alto. Dove cacchio è? Eccolo qua. Ok, quello non l'ho mai portato. Mi intriga moltissimo. O ci incasseremo male, o riusciremo a fare quello che dobbiamo fare. Allora, intanto fatemi avanzare il tempo. Quindi ci siamo detti. Ci prendiamo quello da 8. Ok, eccolo qua. Semi rimorchio super pesante. E olè. E olè. Ok. Secondo me sta a fare una cacchiera paurosa. Però va bene. Occhio perché è estremamente lungo sto coso. E vado così bello sgargiante. Ma aspetta che, insomma, se no qui ci incastriamo veramente, veramente facile. Attenzione. E io più che altro non. Cioè. Mi sto a immaginare la salitella per arrivare al magazzino, in verità. Perché qui sono larghe le strade, va bene. Però avete visto che cazzarola tocca fare per arrivare lì al magazzino? Vabbè, spero di non pentirmene di aver preso sta bestia. È tutto per evitare di fare 70.000 viaggi. Perlomeno così ne dovremmo fare soltanto due invece che tre. Ce lo risparmiamo. È anche vero che ora che abbiamo il rimorchio non posso permettermi di recuperare il camion, altrimenti vado a perdere il rimorchio o dovrei ricomprare nuovamente. Quindi dobbiamo comunque rifare eventualmente la strada a ritroso utilizzando il rimorchio. Guarda, il rimorchio stesso stava partendo malamente la motrice. E ok. Sto controllando un attimo la strada perché prima, quando, vabbè, voi non l'avete visto perché mi sono trovato direttamente nel magazzino, però lungo la strada per arrivarci ho sbagliato strada e ho dovuto fare una scorciatoia che non è proprio il massimo ora con questo rimorchio a seguito, quindi devo cercare di non sbagliare nuovamente e di imboccare quella corretta. Per ora, insomma, sta andando tutto bene. Devo svoltare qui a sinistra. Allarghiamoci bene perché, insomma, guarda quanto cazzo è lungo sto coso. La troia, mi sa che abbiamo fatto il passo più lungo della gamba. Fortuna posso girarmi in questo modo e ovviamente non ho problemi, visto comunque il giunto. Dai, fammi un attimo palo. Ecco, bravo. Dai, dai, dai. Ok, mi ho fatto un po' sponda con il palo della corrente qui. E siamo riusciti a girare.
Allora, bisogna che poi giri da questa parte e poi andiamo giù dritti. Il problema è che giù dritti arriveremo, diciamo, fronte magazzino, ma dovremmo metterci in verità in retromarcia. Come cazzo giriamo poi là? Quello potrebbe essere un altro problema. Non è che me la faccio tutta retromarcia, quindi bisogna un attimo pensarci e capire bene come fare. Fai piano qua però. No, è un attimo che arriviamo giù dritti e spacchiamo tutto quanto. Occhio qua e niente. Invece di guardare avanti, guardo indietro. Era per evitare incastrarmi. Dai. Ok, vai. È solo estremamente grande, insomma, per queste strade. Però ce la dobbiamo fare assolutamente. Teniamoci sempre belli larghi. Ok, perfetto. Stiamo andando pure belli spediti, tra l'altro, quindi non male assolutamente. Però qui la strada è tutta bella. Occhio qua, che sennò se impicciamo facile. Ok, per fortuna sale sui guardrail con una facilità estrema. Quindi non ci va a bloccare principalmente. Ottimo, assolutamente ottimo. Qua, ok, perfetto. Salvaguardiamo anche le nostre gomme. Tanto quelle dietro non si rompono, quindi possiamo passare pure sui macigni. Non è un problema, ma quelle del nostro camion invece sì. Quindi per quello dobbiamo prestarci più attenzione. Occhio, che cosa stiamo anche a stra. Ok, perfetto. Vai che ci siamo quasi. Mazza che è sta strada qua, non me la ricordavo così impicciosa. Aspetta che se siamo bloccati. Dove cazzo sta un castrato? Con il guardrail. Vediamo un po' se riesco a tirarmi col fune. E magari a disarcionarmi. Dai. Dai, frate. Ma che ce la puoi fare? Io credo in te. Tira. Tira, frate, tira. No, dietro. Devi attaccarti avanti. Dai, che stai a muoversi, dai. Dai. E niente, dove cazzo ti sei incastrato? Sul guardrail qua sopra. Ok, dai. Purtroppo non ho appigli qua sulla destra, quindi è un po' un casotto ora. Aspetta, cerchiamo magari di fare un po' retromarcia. Niente, se siamo incastrati così, frate. Aspetta un attimo, stacca rimorchio. Ok. E ora forse riusciamo. E dai. Quando c'hai la tabella là, quella delle funzionalità, non si muove proprio. Dai, staccate. Bravo. Bravo, fermate però. Fermati. Ok. Guarda che cazzo sto facendo io qua in mezzo. Ok, collega rimarchio. No, è troppo lontano. Ah, io ora no, però. Ok, dai, vieni. E niente, pure peggio ora. Dai, ma perché, dannazione? Dove ti sei andato a incastrare? Dai, ora dovresti farcela. Non è vero. Si è incassato sotto, dannazione. Vediamo un po' se tirandoci qua. C'è sta cunetta che mi fa toccare il rimorchio sotto praticamente. Dai, appena toccano le ruote. Ok. Aspetta, forse un'altra spintarella mi serve. Tocca il rimorchio sotto e non riesce a. Ok, mo sì. Dai cazzo, mannaggia la miseria. Niente, sto bloccato così. Ma dai, ma davvero? Dai, frate, dai. Ma davvero stai a fa? Che mi tocca sotto le pietre o i ganci. Dai.
Vedi i ganci di supporto che strusciano sull'asfalto, quindi dietro è praticamente alzato e davanti mi struscia e non posso proseguire. Dai che poco a poco mi sembra che si stia muovendo. Dai, frate, dai. Passetto per volta, il tempo che scavalla lì e dovremmo arrivare. Dai, dai, dai. Perché ce l'hanno messo qui i supporti? Deve toccarmi un paio di quelle ruote davanti, cioè quelle dietro al rimorchio, e dovrebbe poi farcela. Dai, dai, dai! Olè! Mamma mia, che fatica, oh! Dobbiamo pensare però al ritorno lì, eh? Dovremmo pensarla poi al ritorno eventualmente. Oddio, forse il ritorno è un po' più facile, perché comunque andiamo verso la discesa, quindi. Non è. Allora, aspetta un attimo, però, perché io qua appunto mi stavo. Come vi avevo detto prima, qui ci potrebbe essere il problema della manovra. Perché non è che giriamo poi una volta che siamo arrivati qua. E anche se ce la facciamo a retromarcia, ma come cazzo facciamo poi? Niente. Dai, che cos'è ora? Ma che te sei ribloccato? Oddio, sti ganci, ma perché? Perché sono così? Vabbè, capirai. Guarda con che me sto attaccando. Aspetta un attimo. Ci vai indietro perlomeno? Grazie. Vediamo se riusciamo con un po' più di spintarella. Perché ci sono andato veramente un po' troppo. Aia, troppo piano. Dai, cazzo. Niente. Ma dai, ma davvero stai a fa'? Incredibile sta cosa. Io penso che o perché il camion è troppo alto, avessi avuto le sospensioni quelle rialzate, non ci sarebbero stati grossi problemi. Niente, mi devo tirare indietro con il varicello. Dai, dai, dai. Ok, vediamo se magari passando nella parte più qua, che magari è più basso. Dai. Sì, ok. E niente, me la devo fare retromarcia poi. Arriviamo finché possiamo caricare e poi piano piano me la faccio retromarcia. Purtroppo abbiamo fatto una cazzata. Sicuramente. Allora, tubi medi non mi servono. Mi servono i tubi, i condotti grandi. Eccolo qua. Uno e uno, due. E olè. Yeah. Ma che bestie, porca trota. E allora, e mo so cacchi, ragazzi. Oh, veramente sono cacchi. Allora, mamma mia, difficile sto coso, difficile. Allora, dobbiamo fare retromarcia. Quindi vai, gira un po' di qua. Gira non troppo, non troppo. Piano, piano. No, ma ha toccato sotto ancora. No, che cazzo. Sì, ma ha toccato sotto. E allora, agganciati qua e gira. Tempo che. Ok, fermati, torna avanti. Vada. Si è girata tutta la motrice qua. Dai, dannazione. Non è stata una buona. Poi non c'è proprio una vera visuale che mi faccia vedere bene dietro. Vediamo un po' così. Piano che sennò qua si ribalta. Io come cazzo ce l'ho la motrice? Ok, sto andando da una parte. Aspetta che. Ok, fammi raddrizzare un attimo. Perfetto. Dai, frate. Dai, dannazione. Va a finire che spreco tutta la benzina qui e non riesco a fare niente. Guardate, eh. Dai, dai! Se magari la motrice si mettesse dritta. Dannazione. Perché ovviamente si solleva e quindi va un po' per fatti suoi. Vedi. Praticamente non riesce. Ma manco col vericello riesco a muoverlo. Cioè non è che dice vabbè col vericello. Vediamo un po' se lo stacco. Ok.
Niente, lo devo staccare, provo a spingerlo un attimo più indietro. Guarda che cazzo tocca fa. Ok, così dovrebbe bastare. Piano, piano. Ok. No, troppo. Fermati. Collega rimorchio, troppo lontano, ovviamente. Collega rimorchio, perfetto, ok. Finiamo la nostra. Io c'ho quel palo che non mi piace assolutamente. Gira un po'. Ok. Mamma mia, ma chi mi ha detto di prendere sto coso? Con tutto il tempo che sto perdendo ora a fare le manovre, avrei già fatto un viaggio. Sicuro. Ecco, ovviamente ora ci siamo piazzati malissimo. Ci siamo piazzati malissimo, dai. Vediamo un po' se riusciamo a fare. Niente, con cazzo lo giriamo ora. Tosta, 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 tosta. Aspetta, devo cercare di girare il più possibile. No, devo andare di... No, così, aspetta. Ok. Il problema è che non c'ho spazio poi con la motrice, dannazione. Devo cercare di dare l'angolo più alto possibile. Aspetta con le ruote qua, un attimo, eh. Aspetta. Siamo comunque messi bene. Devo solo cercare di non rompere le uova del paniere perché qua è un casino. Eccola, lo sapevo io. Lo sapevo. Mi ha fatto danno. Mi ha fatto danno. Dai. Per fortuna forse è la posteriore. Ce la possiamo ancora cavare forse. Aspetta un attimo. Al magazzino non riparano. Ferma un attimo. Stacca rimorchio. Al magazzino non riparano le cose. Forse sì. Aspetta. Aspetta. Forse, non mi ricordo. Ricordo tipo che riparavano. No? No. Mi ricordo male, mi ricordo. Vabbè, l'unica cosa che posso fare qua per ora è fare il rifornimento. Rifornisce, ok. No, ho sbagliato perché ho rifornito la cosa invece che rifornire il camion. Dannazione, pensavo di sì. Qual è quello che ci vai e ti sistema il camion, dannazione? Eh sì, che cacchio arrivo così che devo andare in retromarcia. Non mi ricordo, mi sa che non è non è il magazzino, ma è un altro negozio di cosi. Mi ricordo quando ci siamo andati lì, mi ha dato il camion è riparato così, in automatico. Pensavo che potesse funzionare pure qua, e invece no. Quindi diamoci un attimo attenti. Cazzo, è più difficile questo, ma ripeto perché me la sono giocata male io. Insomma, ho voluto fare un po' troppo lo sborone con il rimorchio enorme e quindi questi sono i risultati. Vabbè, dai, piano piano vediamo un attimo. Se riuscissi a mettermi dritto con il rimorchio, perché sennò veramente ma devo fare tutta retromarcia, dai, non è possibile. Sfruttiamo un attimo sta salitella, vediamo se riusciamo a fare un po' di manovre. Se riusciamo a metterci dritto, perlomeno poi a scendere in qualche modo facciamo. Ok, dai, vai così, sali su. Occhio qua ancora, che già ne abbiamo bucata una. Vediamo di non bucarne 70.000. Gli devo dare una bella inclinazione però, eh. No, no, non cadere, non ci provare a cadere, eh. So che siete lì pronti, pronti a ridere voi, eh. Io lo so, vi sento. Ma non è facile, guarda che cazzo sto facendo. Se mi riesce, ragazzi, qua tanta roba. No, 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 non si è ribaltato ancora solo perché è enorme sto coso. Ecco perché. E quindi soltanto questo motivo non si è ancora ribaltato. Se no, un rimorchio più corto da mo' che sarà bello che ribaltato. Cerchiamo di mettere magari dritta la motrice. Dove cazzo le sono incastrato? Dai. Ah, non me lo fa fare. Non me lo fa fare. Io ho paurissima a staccarlo il rimorchio. Perché se io lo riuscissi a staccare. Cioè, a staccare si stacca. Però spero rimanga dritto. Stacca il rimorchio.
Insomma, se riuscissi. Allora, aspettate a passare con il. Oddio, guarda che cazzo sto facendo. Ok. Sì. Devo cercare di andare dall'altra parte con la motrice. Che casino. Sto fa un casino, signori. Abbiate pazienza. Un attimo, ma. Non è qua. Cazzarola. Non riesco ad andare là. Allora, intanto andiamoci magari con il rimorchio. La motrice è già messa bene. Poi si vede. Magari a furia di spingerlo riusciamo a girare e a passare. Ok, allora, se no devo passare all'ancima praticamente. Vediamo un po', perché c'ho paura che anche se riesco a passare poi stiamo troppo inclinati e non riesco a fare niente. Dai, dai, mamma mia, i metodi alternativi per girare i rimorchi. Metodi alternativi come usarli. Dai, cazzo, che sennò così il coso è troppo esterno e non me lo fa attaccare. Tanto lo sto facendo ribaltare praticamente sto rimorchio. A furia di. Di girarlo, si ribalterà sicuro. Vabbè, le brutte ci abbiamo provato, ragazzi. Dai. Ok, un altro colpetto e si ribalta facile. Vai. E che devo passare col camion, dannazione. Guardate, eh. Guarda che cazzo tocca fare. Ma guarda che cavolo mi è venuto a me. Che cosa c'è che rompi le scatole? Sto camion si sta distruggendo, porello. Ripeto, per fortuna la ruota bucata è quella posteriore che, vabbè, c'ha le catene a. No, dai! Devo cercare di andare dall'altro lato. Però perlomeno non è quella anteriore che porta una direzionabilità, quindi poco male, insomma. Ok, devo andare dall'altro lato, ragazzi. Il problema è che adesso comunque non riuscirò ad attaccarlo perché il traino è fuori da là. Però quello che voglio fare è che magari utilizzando. A parte ci provo, ma. Non credo, mi dirà che non lo può fare. Sta troppo messo a cacchio. A parte è troppo lontano. Volevo provare col vericolo a tirarmelo, ma se sale ancora un po' sulla collina si ribalta. Vediamo un po' se riesce, ma non credo. Infatti è troppo lontano, non gli fa. Aggancia vericello. Vediamo, piano piano prova a tirarlo e vediamo che esce fuori. Di qua, sì. Dai, prova. Sì, e come cazzo lo muoviamo sto coso ora? Assolutamente non si muove manco di un centimetro. Vediamo un po' con magari un po' di. Di rincorsetta. Dai, dai! Vai, frate! Ok, ci siamo, aspetta. No, no, non ti riparta! Mamma mia, fermati! Forse lo aggancia così. Devo cercare di accostarmi un po' di più al guardrail. Forse così lo aggancia. Che cacchio, ste gomme. Quanto sono grosse. Ok. Dai, agganciate, te prego. Sì. Sì. Quanto si ribalta. Vieni giù. Vieni giù. Vieni giù senza ribaltarti. Vieni giù senza ribaltarti. Sì. Cioè, è impossibile. Aia. Come cazzo fanno a ribaltarsi? Vieni giù. Dio, Dio, gliela fa, gliela fa, gliela fa. Aspetta, zitti, 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 gliela facciamo. Forse, guarda che cazzo stiamo facendo. Cioè, 40, quanto? 34 minuti che registro e sto ancora carissimo amico. E ho fatto solo un giro, ripeto, con il tempo che abbiamo perso, l'avevamo già finiti. Tutti questi tre giri. Dov'è che tocchi ora, mannaggia la miseria. Allora, attacca qua e niente, attaccare sull'albero e vediamo di tirarci. Perché mo c'è il problema che come quello dell'andata, che tocca sotto. E niente, non credo che ce la facciamo. Se no devo fare una. Devo allargarmi un po' di più verso sinistra. Il problema è che ora mi sa che non riusciamo proprio a muoverci. Signore, dai, 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 dai.
Ok ragazzi, allora sono riuscito a sganciarlo anche se ho dovuto chiamare in soccorso il bandit tirandolo con entrambi i camion, insomma, però non siamo ancora, diciamo, fuori pericolo, in quanto vedete che se poco poco si incassa pure sul guardrail potrebbe essere un grosso problema. Vediamo se riusciamo a portarlo via senza ulteriori danni. Purtroppo è stata una pessima, pessima idea quella di utilizzare un camion così grosso. Scusi, signor Royal, un rimorchio, scusate, così grosso, ma vabbè, era giusto per dare un po' di brio a questi trasporti, altrimenti troppo monotoni e troppo lunghi, cioè troppo uguali più che altro. E ok, vediamo ora di riuscire a portarlo a destinazione. Proseguiamo un attimo con il bandit, che in verità fa un po' di fatica, però era l'unico camion che avevo a disposizione in questa zona. E con il fatto anche che ha magari un filino le sospensioni più alte rispetto al Royal, un po' lo tiene maggiormente sollevato da terra il rimorchio e si rischia un pochettino di meno di strusciarlo, ma ho dovuto veramente perdere molto molto tempo. Ovviamente voi, cioè, non era il caso di tenervi così in attesa di toglierlo, però ecco, mi dispiace che non avete visto tutte le prassi, però insomma è praticamente andata che a furia di staccarlo e riattaccarlo e cercare di spingere col verigello e con tutto il resto delle mie di quello che avevo insomma a destinazione, utilizzando anche il Royal come appunto supporto per la spinta, diciamo così, sono riuscito a sganciarlo e quindi a poterlo nuovamente muovere. Ora però bisogna prestare un attimo attenzione perché qua è una curva un po' stretta. Il problema del bandit è che non avendoci anche i pneumatici da neve, occhio, infatti siamo incastrati, è complicato. Un po' complicato, fatica, quindi c'è da perderci un po' più di tempo. Come per esempio questa curva che potrebbe essere un po' problematica. Dai, sali, sali, perfetto. Ok. Abbiamo perso un boato di benzina, cioè perso, più che altro sprecato un boato di benzina, però per fortuna ecco il bandit c'ha le cisterne, diciamo, appresso, quindi possiamo senza grossi problemi rifornirci anche per quanto riguarda i vari danni, perché ovviamente con il Royal che avevamo la gomma bucata eccetera, quindi l'ho recuperato, sono ritornato lì pensando che appunto magari con un po' più di energia, anche perché cioè, ho iniziato a finire benzina anche con lui, quindi per forza di cose dovevo recuperarlo, ma uguale non ci si riusciva, appunto perché magari mancavano quei centimetri in più che magari il bandit ha di default, che è un po' più alto. E quindi sono riuscito insomma a staccarlo da lì, però è stata veramente veramente dura perché insomma c'ha sti piedi molto sporgenti e su sti sali scende ovviamente vanno a toccare e quindi bisogna, cioè si creano questi problemi. Ovviamente mo per il prossimo carico riuscissi a portare questo a destinazione, perché comunque non è che abbiamo finito, abbiamo da portarne 3, per il momento non ne stiamo caricando soltanto 2. Credo che utilizzerò un rimorchio ovviamente normale da 4 slot e vediamo insomma di evitare di farlo incassare nuovamente in quella zona perché sembra veramente fatta apposta. Poi tra le pieghe che ci si incastrano dietro le ruote, quindi ancora di più difficoltosa la questione, perché ovviamente non avendo potenza o velocità non è che dei punti in bianco prendi e scavalli una pietra, quindi è stata veramente veramente complicata. Però sono contento che non ho dovuto ripristinare tutta la missione e sono riuscito a sbloccare il camion, ma insomma non contiamo ancora a vittoria perché la parte forse più difficile ancora deve venire, perché appunto dobbiamo portarci questo nella zona del
del magazzino che sta nell'altra mappa e che per arrivarci, insomma, non è che c'ha tutta sta strada proprio bella bella, quindi ahia. Quindi vediamo un attimo che fare. Intanto cerchiamo di girare, tanto se buttiamo giù il cartello sti cavoli. Dai, 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 dai. Ok. Perfetto, vai. Abbiamo 50 litri, insomma, di benzina. Ripeto, però abbiamo le taniche, quindi siamo abbastanza sicuri. Però siamo quasi prossimi al passaggio e se non ricordo male dovrebbe esserci anche il distributore poco più distante da dove stiamo, da dove entriamo, quindi non dovrebbe esserci problemi. Qua invece ce ne sono. Ganciavericello. Mamma mia, fermati. Manco il freno a mano funziona. Per quanto è pesante, mi trascina indietro. Stavo cercando di agganciarmici col vericello e niente. Dove cazzo sei? Ok. Dai, dai, dai. Ok. No. Dai, tira, tira, frate, tira. Ok, ora che siamo prossimi al passaggio. Dai, dove cazzarola ci siamo incastrati ora? Sulle pietre, ovviamente. Non le facciamo le curve fatte bene, no? Le dobbiamo per forza tagliare. Aspetta. Aspetta, tocca allargarsi ancora un po'. Palo. Dai. Madonna, povero Bandit sta chiedendo pietà. Oh, gliela fa, ma superarlo sto coso. È che non voglio chiudere troppo, altrimenti se... E niente, siamo bloccati così. Mannaggia, trota. E niente. Non è colpa mia, sto cercando di allargare, ma... Il rimorchio mi tende a mandare la motrice dritta praticamente. Dai. Dai, frate. Ok. Non so se conviene ri riprendere il Royal, perché la parte in cui dobbiamo salire al magazzino là è bella ripida. Questo no, ho paura che non gliela faccia. Vabbè. Oddio, ce l'abbiamo. Per il momento ce l'abbiamo fatta. Fino al fiume di montagna se siamo arrivati. Dobbiamo arrivare qua passando da questa parte qui. Allora, già che ci sono, rifornisco. Rifornisce. Ok, perfetto. Buono che le taniche riescano a fare un pieno, mi sa che ne avanza ancora un pochino, quindi sono veramente, veramente comode. Che veramente una marcia in più che c'ha questo, però in questo caso ci sta dando un pochettino di problemi, forse anche il fatto che non ci abbia le catene, però non gli ho montato i pneumatici con le catene, quindi ora effettivamente vediamo la differenza tra un camion che ce l'ha e non ce l'ha e si vede, insomma, si vede assolutamente. Allora, cerchiamo di far piano qui. Occhio pure qua. Troppo devo allargare molto, se no devo fare da perno sul palo. E niente, troppo perno o troppo palo. Allargiamose. Ok. Allora, qua c'è la stazione di rifornimento, ma non ci serve, tanto l'abbiamo. Siamo già belli carichi. Sto rimorchio non vedo l'ora di buttarlo in mezzo a qualche dirupo, porca trota, mannaggia a me che mi ha fatto fate prenderlo. Ripeto, il tempo che abbiamo speso per disancorarlo da quel cacchio del coso, avevo già fatto due viaggi andata e ritorno, proprio così, a mani basse. Assolutamente, guarda. Oh, piano, 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 frate.
Abbiamo preso un po' di grotta sta discesa, eh. Ok, è tutto? Sì. Ok, mo viene la parte un po' rognosa. Vediamo come si comporterà il nostro bandit. Perché già il Royal un po' faticava. Dai, che dici? Cambiamo? L'importante è che non va a toccarci sotto, tipo qua, dove andremo un po' a scavallare. Niente, aiutiamo se con l'arberi. Vado a trovare uno che. Dai, cazzo, perché mi porta indietro, dannazione. Devo risalire il più possibile. Stiamo tagliando un bel po', e ovviamente ci crea del freno, insomma. Ah, no, non voglio là. Attaccala. Là, bravo. Quello mi serve. Qualcosa di un po' più energico che riesca a sostenere il peso. Ma mi sa che non sale per niente. No, no, no. Non sale. Devo cercare di allargare un po'. Faccio un po' troppo stretta la curva e chissà dove cazzo si sta incastrando il rimorchio. Allora, cerchiamo di allargarci e salire. Perlomeno il rimorchio, ma anche le ruote stesse del rimorchio devono cercare perlomeno di rimanere sulla strada. Ok. Veramente pessima idea di usare un bestia del genere per salire qua. Qua magari no. Ok, vai. Dai, frate. Dai, che io credo in te. Dai. Vai, bandit, vai. E niente. Sono incastrato vicino alle pietre. Dai, fratello. Dai. Serve una mano. Ancorati da qualche parte. E niente, tutti quelli che si rompono. Vai, questo è buono. Vai che ci siamo. Vai che ci siamo. Forse questo viaggio infinito sta per finire. Davvero. Ora non gliela fa. No, non dimmi che tocco sotto. No, ok. Siamo riusciti. Dai, 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 che manca poco. Vai. Dai, che manca veramente poco. Niente, mi manca un albero qua davanti. Mi manca. Eccolo. Dai. Dai, mamma mia. Non è facile che col camion che torna indietro inizi a toglierti i punti d'ancoraggio. Perché non viene, dannazione? Perché non ce la fai? Mi sembra che tocchi. Cazzo, sì. Dai, dannazione. Tocca sotto. Ecco perché non viene. Mannaggia la miseria. Aspetta un po'. Vediamo un po' magari qua un filino più a destra. Dai, cazzo, non possiamo mollare proprio ora. Siamo prossimissimi alla meta. Dai. Dai, 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 dai. Ma che è passato? Forse. Non è vero. Non è vero, non è passato niente. Ok, freno a mano. Dai, piano piano sto cercando di avvicinarmi. Dai, frate, io credo in te. Dai, grande. Si muove. Si muove. Vai, ragazzi, che ci siamo. Sarà lunghissimo questo episodio, ma perdonatemi, è troppo epica quello che siamo riusciti a fare e non lo farò mai più. Mannaggia a me che l'ho fatto, dannazione. Veramente, dai, no? Credevo fosse un filino più facile, invece no. Assolutamente, dai, vai che ci siamo. Vai che poi buttiamo questo rimorchio di merda. Dai, vai che siamo vicini. Questa l'abbiamo lasciata proprio giusto in mezzo. No, che succede?
Ok, un mancamento momentaneo. Tu togliti dalle scatole. Cortesia, fammi andare nella zona di carico. Ok. Condotto grande e condotto grande. Basta, non ne voglio più sapere sti cosi. Allora, liberiamosele un attimo. Sta cosa lo parcheggiamo qua dentro. E non ne voglio più sapere. Ma chi me l'ha fatto fa? Ma che sei scemo? Mai più proprio, ma mai più. Stacca rimorchio. Ok, tu rimani là e tu recupera. Posto. Veramente non ne voglio più sapere. Ok, allora dovremmo fare tecnicamente soltanto un viaggio. E, quindi ci prendiamo un rimorchio normale, magari con 4 slot tranquilli. Perché quello è stato veramente un'ammazzata. Ragazzi, io vi ringrazio se siete arrivati fino in fondo. Perdonate la lunghezza del video, ma è veramente stato molto, molto faticoso. Io, come sempre, vi invito, se vi fa piacere, a lasciarmi un mi piace, un commentino, a iscrivervi al canale se non l'avete fatto. In descrizione trovate il link a tutti i social network e in alto a destra la i che vi riporta la playlist nel caso in cui abbiate dimenticato qualche appuntamento. Io di nuovo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!